Roma e Cagliari. Ci siamo divertiti abbastanza in questo primo tempo che finisce in parità allo stadio Centro d'Italia di Rieti tra le polemiche dei giocatori del Cagliari per l'espulsione di Bisera. C'è da ridere, aveva detto Sonetti, mi pare, dopo l'espulsione di Bisera per somma di ammonizioni. E intanto comincia il secondo tempo a Rieti, 2-2 il punteggio. L'uscita di Langella toglie comunque al Cagliari uno degli uomini più pericolosi nel primo tempo. Assolutamente, gran primo tempo dell'esterno del Cagliari, ha realizzato un gol, ha disputato un'ottima partita, però era un sacrificio necessario. Dopo l'espulsione di Bisera il Cagliari doveva assolutamente apportare dei correttivi per cercare di coprirsi. Canini va a sostituire Bisera nel centro della difesa e il Cagliari gioca con un 4-4-1 che diventa 2 con Esposito in fase offensiva. È molto importante il ruolo di Esposito, ancor più che nel primo tempo. Quindi davanti a Chimenti i difensori adesso sono Ferri, Canini, Bega e Agostini. A centrocampo ci sono Budel, Conti, Gobbi ed Esposito con Langella e Suaso, scusate, con Suaso soltanto in attacco, perché Langella è uscito ovviamente per lasciare il posto al nuovo entrato che è Canini. Mantiene quindi 4 in difesa Sonetti. Sì, 4 di difesa, Canini sostituisce Bisera, giocano strettissimi, si disinteressano delle fasce perché sanno che la Roma per vie centrali è veramente temibile, pericolosissima, e invece la Roma a sua volta, a mio giudizio, dovrebbe allargare il gioco. Mi sembra tanto che Spalletti abbia fatto giocare proprio Taddei larghissimo sulla destra, così come Cuffré quasi sulla fascia, lo vediamo anche in questa circostanza, proprio per cercare di superare sul gioco largo proprio la difesa cagliaritana, che è molto stretta e molto raccolta. In panchina sono rimasti a disposizione di Sonetti Campagnolo, Pisano, Pani, Capone, Conticchio e Cossu per 2 cambi ancora disponibili. Ricordiamo, il Cagliari gioca in 10, espulso Bisera alla fine del primo tempo. È stato anche sfortunato Bisera, oltre che un po' ingenuo nello scalciare Totti proprio al limite dell'area cagliaritana, perché stava finendo il tempo del recupero, pochi secondi, e l'arbitro avrebbe fischiato la fine del primo tempo. La Roma si ripresenta con la stessa squadra del primo tempo, e cioè Doni tra i pali, in difesa Panucci, Mexès, Bovo e Cuffré, davanti a loro De Rossi e Aquilani, più avanti Taddei, Perrotta e Mancini, alle spalle di Francesco Totti. E in panchina, per 3 cambi ancora disponibili, Curci, Alvarez, ex cagliaritano, Montella, Carjà, Dacur, Tommasi e Rosi. Si gioca da 2 minuti e mezzo allo stadio Centro d'Italia il secondo tempo. Sta attaccando il Cagliari con Ferri, è stato fermato, riparte Aquilani, Mexès si sta allargando a destra, Panucci, Taddei, il lancio di Taddei, Mancini è in posizione regolare, lo attende Ferri, il cross di Mancini lunghissimo, dall'altra parte va Taddei a recuperare il pallone, ancora un cross di Taddei, palla troppo alta per Francesco Totti, l'unico a saltare all'interno dell'area di Chimenti, rimessa dal fondo per il Cagliari. Sì, è una Roma che sta cercando di aprire maggiormente il gioco per superare la difesa cagliaritana, che, come ho già avuto modo di dire, è strettissima, molto 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 attenta, non può fare diversamente, deve cercare solo di sfruttare il Cagliari e la velocità di Suaso e cercare di limitare al massimo le azioni giallorosse. È palese che Spalletti vuole i suoi giocatori larghi. Quando attacca la Roma, Mancini va a giocare vicino a Totti e Cuffré va a fare l'esterno alto, proprio per cercare di essere in superiorità numerica in ogni azione offensiva. Fallo su Esposito da parte di Aquilani, calcio di punizione in favore del Cagliari al 4° minuto del secondo tempo, punteggio di parità, sempre 2-2, la battuta affidata a Budel, l'uomo che ha vinto il ballottaggio con Conticchio per sostituire Abeijon squalificato. Esposito, Agostini, Panucci in vantaggio su Esposito, poi arriva Agostini, scivola e consegna una rimessa laterale alla Roma con Panucci. De Rossi, Bovo, ancora De Rossi, ancora
ancora Bovo, tutto il Cagliari nella sua metà campo, l'appoggio verso Cufré, è andato in sovrapposizione Mancini, lo insegue Conti, va a chiudere nel raddoppio di marcatura Canini, insiste Mancini, Bovo prova a mettere in aria Bovo per Totti, salta Totti, stavolta il fallo è suo, calcio di punizione in favore del Cagliari. Ha visto benissimo Girardi perché il pallone era troppo lungo per Totti, che ha cercato di ingannare alzando un braccio, colpendo la palla con la mano. Bravissimo e attento Girardi in questa circostanza a fischiare il fallo a favore del Cagliari. Antonio Chimenti, portiere attualmente al Cagliari, uno dei portieri ideali di Zeman, ha passato 2 anni alla Roma, dal 97 al 99, la cosa più strabiliante, più sorprendente, ma non conoscendo il suo carattere di grande professionista, è che non si è arrugginito nei 2 anni, anzi nei 3 anni e mezzo in cui ha fatto anticamera, ha fatto il vice di Buffon giocando soltanto 8 partite. Massimo, il Cagliari più che un 4-4-1 gioca proprio un 4-3-2, perché Esposito gioca molto alto al fianco di Suaso. Qui De Rossi non riesce ad intervenire, Panucci riapre dall'altra parte verso Cufré. Suaso è andato a dare una mano in marcatura su Cufré, Bovo in avanti, salta per Rotta, Canini, poi Budel, attaccato da Mancini, chiede l'aiuto di Ferri. Ferri regala il pallone a Bovo. Ancora De Rossi. Per Rotta. Attenzione, chiudi! Mancini. Massimo! Ancora Mancini, palla all'indietro, Aquilani per un attimo ha pensato al tiro, poi allarga su Taddei. Taddei, duello con Agostini, Panucci, Aquilani. Ancora un pallone alzato da Aquilani a cercare Totti, l'anticipo di Bega, poi arriva Aquilani nel contatto con Gobbi, non c'è stato fallo, dice Girardi, rimessa laterale per il Cagliari. D'accordissimo, anticipo di Aquilani, Gobbi non ha commesso fallo, ha fatto benissimo Girardi a non fischiare, è una Roma che sta cercando con delle azioni avvolgenti di trovare gli spazi necessari per arrivare vicino alla porta, però il Cagliari è molto molto attento. Un altro pallone recuperato dalla Roma, l'apertura di De Rossi su Cufré, si fa vedere Aquilani, chiude Conti sull'argentino, il cui cross stava per diventare quasi un tiro, una parabola pericolosa per Chimenti, che però non si è fatto sorprendere. Il rinvio nella zona di Suaso, Bovo, Cufré, Mancini, De Rossi. Qui pallone impreciso per Francesco Totti, che lo aspettava più sull'esterno. Per vie centrali non ha avuto vita facile la Roma, per Rotta non è riuscito come al solito a fare i suoi tagli che si sono rivelati determinanti in questo periodo per la squadra di Spalletti. Dovrebbe cercare, a mio giudizio, di giocare più sulle fasce laterali se vuole superare questa difesa del Cagliari, mentre il Cagliari deve cercare di tenere più palla in avanti, la sta perdendo con troppa facilità. Gobbi disturbato da Taddei, chiede l'aiuto di Budel. Ancora Budel attaccato da Taddei, all'indietro per Bega, che prolunga nella zona di Chimenti. Sul rinvio Suaso al volo, Cufré, De Rossi, Panucci, qui ha velocizzato troppo Panucci nella ricerca di Francesco Totti, Bega all'indietro per Agostini, subito il lancio per liberare Esposito, De Rossi in chiusura, Aquilani. Poi Budel che anticipa per Rotta, Gobbi, Budel, Esposito, in chiusura c'è Mexes, se ne va Esposito, c'è calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore, Esposito aveva superato Mexes, è entrato poi in chiusura De Rossi, ma prima il fallo di Mexes su Esposito proprio al limite dell'area, pochi centimetri più in là e sarebbe stato calcio di rigore per il Cagliari. Sì, c'è stato uno spunto di Esposito che non è uno contro uno, è veramente temibile, battuto Mexes che è stato costretto a commettere un fallo leggero però assolutamente meritevole di una punizione. Due uomini in barriera sono Totti e Taddei, sta per battere Daniele Conti, rete, Cagliari in vantaggio con Conti che direttamente su punizione firma il gol dell'ex.
3-2, Cagliari in vantaggio, terzo gol in campionato per Daniele Conti. Palle velenosissime, non so se voleva calciarli in porta, non credo, voleva tirare in mezzo all'area, molto forte, l'ha calciata bene, la palla non è stata toccata, forse è stata toccata da un giocatore della Roma e assolutamente ha sorpreso Doni, una palla assolutamente difficilissima da vedere, tagliata benissimo, però non credo volesse tirarli in porta. Comunque meriti a Conti che ha calciato veramente bene, ha toccato un giocatore della Roma, sì, ingannando c'è stata un'altra deviazione. Sì. Totalmente proprio l'intera difesa giallorossa. Il gol comunque è di Daniele Conti che porta in vantaggio il Cagliari 3-2 e festeggia il gol dell'ex Daniele Conti, il figlio di Bruno, mentre De Rossi prova a servire Totti, ha liberato Bega. Il Cagliari dunque è di nuovo in vantaggio. Aquilani e Perrotta cercano di contendere il pallone proprio a Daniele Conti, che ha guadagnato il calcio di punizione. Eccolo qui l'assalto, 2 contro 1 contro Daniele Conti, che ha guadagnato questo calcio di punizione pochi istanti dopo aver portato di nuovo in vantaggio il Cagliari, che sotto di un uomo sta conducendo adesso per 3-2. La battuta di Chimenti è un pallone regalato alla Roma. Terzo gol in campionato di Conti, che è a questo punto il terzo miglior realizzatore della squadra sarda. 3 gol per Conti contro i 4 di Esposito e i 12 di Suaso. L'Angella ne ha firmati 2. Roma 2, Cagliari 3, lo scatto di Francesco Totti fermato da Bega, poi perde il pallone Taddei nel contrasto con Budel, il rilancio, a questo punto il Cagliari sembra lieto di consegnare il pallone alla Roma per farla giocare e rintanarsi in 10 contro 11 aspettando gli attacchi della squadra di Spalletti. De Rossi fermato da Budel, la rimessa è romanista con Panucci, Taddei, De Rossi, Bovo, De Rossi, prova De Rossi a calciare Chimenti, nessun problema. Sì, senza grandissima convinzione, ha messo in mezzo. La Roma, a mio giudizio, sta giocando troppo centralmente, con ossessive percussioni centrali, e questo sta favorendo un attentissimo Cagliari che, come hai detto te, pensa soprattutto a chiudere. Non dimentichiamoci che sta giocando con un uomo in meno e appena ha la possibilità cerca di ripartire con i suoi avanti, che sono pericolosissimi. Roma anche sfortunata, dobbiamo ricordarlo, perché ci sono state 2 deviazioni comunque determinanti sul gol dell'1-0 firmato Suaso e su quello del 3-2 con la firma di Daniele Conti, che ha segnato il suo primo gol contro la Roma, la squadra con la quale esordì in Serie A nel novembre 96 a Parma. Finì 0-0 quella partita. Daniele si è poi affermato a Cagliari, dove gioca dal 99 come centrocampista centrale. Spalletti ha detto alla vigilia: è più bravo, ha più qualità del papà, ma probabilmente era una battuta. È sicuramente una battuta, però Conti del Cagliari sta disputando una gran bella stagione, stasera sta disputando una gran bella partita, al di là di un gol pesantissimo che lo renderà felice i tifosi del Cagliari per via dei suoi trascorsi giallorossi, a lui in modo particolare. Tatticamente sta giocando in maniera perfetta, sta aiutando tutti i compagni in mezzo al campo, proprio va a raddoppiare, ha recuperato un'infinità di palloni, sicuramente una partita positiva. Centrocampista centrale di grande spessore, di grande temperamento, Daniele, a volte costretto a prendere dei cartellini perché è l'ultimo baluardo davanti alla difesa, ma di grande lucidità tattica. Ce ne parlavano molto bene già l'anno scorso Daniele Arrigoni e il suo vice Gigi Corino, e tra l'altro volevano utilizzarlo molto più spesso, ma Conti è stato frenato l'anno scorso anche da problemi fisici e comunque si è affermato già l'anno scorso. Qui prova De Rossi a calciare sul rinvio, Bovo, ancora un lancio di Bovo, Cufré che aggancia, è finito giù De Rossi, continua a far giocare Girardi, intervento su Budel, il Cagliari è ripartito con Gobbi, attaccato da Perrotta, poi Bega, Suaso, a terra, giallo per Alberto Aquilani, primo ammonito nella Roma, cartellino giallo per Aquilani. Sonetti ha detto qualcosa all'arbitro Girardi, e andiamo da Stefano Impallomeni anche per capire cosa stia succedendo sulla panchina della Roma.
Sì, no, Sonetti non ha detto niente, sta scherzando, ovviamente è molto contento del vantaggio, soprattutto anche, come diceva anche Maurizio in sede di commento, è un 4-3-2, anche questo atteggiamento lo ha premiato, non ha mai rinunciato a giocare e anche se fortunosamente è arrivato appunto al gol del 3-2. Dall'altra parte invece Spalletti predica calma, soprattutto non giocate verticale, visto che Cagliari si difende tutto dietro e toglie spazi soprattutto alle giocate di Totti sull'anticipo. L'inserimento di Canini dà fastidio, soprattutto spalla alla porta, non è facile giocare per Totti. Allora dice allarghiamo il gioco sulle fasce, soprattutto vuole più propositivi Mancini a sinistra e Taddei a destra. Perfetto, è perfetto, proprio la Roma sta continuando a giocare per vie centrali, sta creando pochissimi pericoli, mentre l'atteggiamento che hai sottolineato te di Spalletti va veramente premiato, perché gioca alto con Suaso ed Esposito, costringendo Panucci, che ha fatto pochissime folate offensive, a stare molto basso. Gobbi, colpo di tacco di Conti, il rinvio di Cufré nella metà campo cagliaritana, sono rimasti Canini e Bega a tenere compagnia a Chimenti. È passato il primo quarto d'ora del secondo tempo, Roma 2, Cagliari 3, allo stadio Centro d'Italia di Rieti. Sul rinvio di Chimenti, Suaso prende la posizione, si appoggia a Panucci. Fa segno di giocare Girardi, reclamavano tutti e due, sia Suaso che Panucci. De Rossi, Aquilani. C'è Bovo, ha iniziato il riscaldamento Vincenzo Montella, che ricordiamo da 73 giorni è fuori dai giochi, colpa di un male alla schiena, di un dolore alla schiena che non hanno lasciato in pace. Oggi per la prima volta convocato è in panchina Vincenzo Montella, vedremo se entrerà nel finale di partita, mentre Suaso se ne va, lo rincorre Taddei, bravissimo a vincere il duello in velocità, poi subisce fallo da Suaso, calcio di punizione per la Roma. Fallo ineccepibile dell'honduregno, però quando parte è impressionante, è dotato di una esplosività, una elasticità muscolare che ho visto raramente in giro per i campi, è straordinario vederlo correre Suaso. De Rossi, Panucci, scambio di battute sorridenti tra Cristian Panucci e Nedo Sonetti. De Rossi allarga a destra verso Taddei. Perrotta. Ora Perrotta. Difende il pallone dall'attacco di due avversari, erano Bega e Agostini. C'è rimessa laterale per Panucci. De Rossi. Arriva Bovo, lo controlla Conti. Il rinvio è stato di Budel, ancora Bovo, Aquilani non può intervenire, il Cagliari riparte con Suaso. Gobbi, ancora Suaso, sta per entrare Vincenzo Montella, gli farà posto Aquilani. Suaso, respinta di De Rossi, Panucci va a tenere il pallone in campo e lo appoggia a De Rossi. Tutto pronto dunque per l'ingresso di Vincenzo Montella. Uno solo fuori. Ancora Aquilani. Cufré. Sta per uscire dunque uno dei centrali di centrocampo, uno dei due mediani. Spalletti piazza davanti alla difesa per l'ingresso di Montella. Qui Cufré, Mancini non ce la fa ad arrivare, rimessa dal fondo per Chimenti. Sì, hanno fallito l'occasione, però hanno cercato finalmente le fasce laterali. Per via centrale è difficile passare, il Cagliari sta giocando con grande abnegazione, grande attenzione tattica, tutti i giocatori in campo stanno rispettando alla lettera proprio le consegne di Sonetti e stanno mettendo in difficoltà la Roma. La Roma nel secondo tempo ha creato veramente poco, grazie soprattutto all'attenzione tattica che fino a questo momento è stata impeccabile nel Cagliari. 19esimo del secondo tempo, fuori Aquilani, dentro Vincenzo Montella. Rivede la luce dopo un lunghissimo tunnel buio. Andiamo da Stefano Impallomeni a bordo campo. Sì, Massimo, è entrato Montella, Spalletti gli ha detto fai stare a largo Mancini e fai indietreggiare Perrotta, che fa il mediano al posto di Aquilani insieme a De Rossi. Sì, infatti è chiarissimo, Totti rimane davanti sempre con la schiena alla porta, probabilmente andrà più incontro di Montella adesso, Mancini largo, è un 4-2-4 alla ricerca di questo risultato importantissimo per la classifica della Roma. Sull'ultimo passaggio di Totti a Mancini ha chiuso bene la difesa del Cagliari, Gobbi attaccato da Perrotta guadagna un calcio di punizione che Conti ha già battuto, è partito Suaso, chiude Mexès, c'è fallo di Mexès nei confronti dell'honduregno, calcio di punizione in favore del Cagliari. E Massimo, in campo aperto Suaso è veramente irrefrenabile e costringe spessissimo
a falli come quello di Aquilani in precedenza, come questo di Mexès. Devono stare attenti tra l'altro i giocatori della Roma che sono sotto cartellino giallo con un giocatore come Suaso quando prende la palla. Mexès è uno dei diffidati insieme a Cufré. Ricordiamo che finora sono volati 4 cartellini per il Cagliari, 2 se li è presi Bisera che è stato espulso, 1 a testa Langella e Conti. Tra l'altro Conti e Bisera salteranno Cagliari-Lecce. Per la Roma è stato ammonito Aquilani appena uscito per far entrare Montella, che però non era diffidato. Mancini dentro per Cufré. Cufré prova a liberarsi, ancora Cufré, ha mancato l'attimo buono per il tiro. Adesso c'è Mancini. Mancini controlla male, il rinvio è stato di Ferri, poi un pallone scaraventato lontano da Esposito, lo va a prendere subito Mexès per giocarlo il più in fretta possibile. Un po' troppo leziosa la Roma in questo secondo tempo, dovrebbe essere più cercare di capitalizzare le azioni che costruisce, che già sono poche, e in più quando arriva vicino all'area di rigore non le finisce mai, non le conclude mai. Fallo di Bovo e arriva il cartellino giallo anche per Cesare Bovo. Seconda ammonizione collezionata dalla Roma. Bovo non è diffidato. Anche questo è ineccepibile. In netto ritardo, ma quando hanno campo aperto giocatori come Esposito, Suaso in particolar modo, e Langella che adesso non c'è, costringono i difensori a queste entrate e di conseguenza le ammonizioni al fallo sistematico. Calcio di punizione in favore del Cagliari, fallo che ha portato l'ammonizione di Bovo su Esposito. Ha battuto Canini, salta Mexès per Rotta, Totti, De Rossi. Per Rotta si fa vedere Totti, buono l'aggancio, Mancini non può arrivare su questo pallone. Gobbi attaccato da De Rossi, la palla resta lì, la rinviata Ferri, poi arriva Mexès, ancora Mexès, si allarga Taddei, Mexès, palla buona per Taddei, Chimenti calcio d'angolo, ha calciato sul primo palo Rodrigo Taddei, si è salvato bene Chimenti. Grande l'intervento di Mexès, sia perché ha proposto subito un'azione di ripartenza, sia perché era solo con Suaso. Calcio d'angolo numero 6, batte Taddei, colpo di testa di Mancini. Avevano visto il gol i giocatori della Roma, il colpo di testa di Mancini si è perso fuori di pochissimo. Non è riuscita a indirizzare benissimo la palla perché Budel l'ha mancata in maniera infantile, lui l'ha schiacciata cercando l'angolo lontano da Chimenti, l'ha chiusa troppo e la Roma ha perso una buona occasione. Però questo episodio secondo me può consentire alla Roma ora di ritrovare morale, mordente e di giocare con più continuità, cosa che non ha fatto nel secondo tempo. Siamo a metà del secondo tempo, restano dunque 22 minuti più recupero alla Roma che è sotto di un gol. Vince il Cagliari per 3-2, attacca Mancini, il rinvio è stato di Canini, fuori gioco però segnalato con un attimo di ritardo, e quindi calcio di punizione in favore del Cagliari. Totti massimo indietreggiato ed era largamente prevedibile di una decina di metri, Montella fa la prima punta, Totti sta ricoprendo il vecchio ruolo che faceva in precedenza prima dell'infortunio dei vari Nondai e Montella, è anche per mettersi più a disposizione dei compagni, ha avuto poche possibilità, quelle poche che ha avuto le ha giocate sempre bene, però non ne ha avute tantissimo oggi il capitano della Roma. Lancio di Gobbi è troppo lungo per Esposito, rimessa laterale da parte di Bovo. Mexès, De Rossi, apertura su Taddei, cross di Taddei è stato contenuto da Agostini, poi Montella, cross di Montella, l'aggancio di Mancini, non riesce però a tenere lì il pallone né a girarlo su Cufré, e allora Esposito prova ad andarsene, il fallo di Leandro Damian Cufré su Esposito che lo stava girando, reclamava anche Cufré. Sinceramente non condivido questa scelta, è stato uno scontro fisico, hanno lottato tutti e due, non mi sembra che Cufré a mio giudizio abbia commesso fallo, avrebbe potuto anche lasciar correre Girardi. Qui rivediamo la trattenuta che c'è stata prima da parte di Ferri su Mancini, altro episodio molto dubbio. Intanto Totti va a girare sulla destra verso Taddei, rinvio di Agostini, Totti per Rotta, De Rossi,
ancora per Rotta, subito verso Francesco Totti, cambio di gioco nella zona di Bovo. Totti, palla corta per Rotta, De Rossi, Mancini, gioco allargato a sinistra su Bovo, dentro, palla per De Rossi, arriva in anticipo Chimenti, sempre attentissimo Antonio Chimenti. Sempre ottima la partita, così come tutti i giocatori del Cagliari. La Roma anche in questa circostanza è andata a chiudere centralmente l'azione e Chimenti si è fatto trovare sempre pronto e reattivo nell'uscita. Per Rotta, De Rossi, Totti si prepara, Totti prova il tiro all'incrocio, niente da fare, palla sul fondo, sta per entrare Conticchio con la maglia numero 24, fuori Daniele Conti, uno dei grandi protagonisti di questa sfida che lo ha visto segnare il gol che sta regalando tre punti preziosissimi alla squadra di Sonetti. Probabilmente cerca maggior brio in mezzo al campo, maggior freschezza, perché Totti ora è diventato trequartista, probabilmente cerca di dare pressione in mezzo al campo proprio sul capitano, che adesso ha più facilità a ricevere i palloni dai compagni ed è iniziato anche a servire e a fare le sue solite giocate. Ha bisogno forse di maggior freschezza in mezzo al campo Sonetti. Alessandro Conticchio in campo, il sindaco lo chiamavano a Lecce, centrocampista centrale che proprio nel Salento ha vissuto la parte più importante della sua carriera, è che non è nato lontanissimo da Roma, è nato a Celleno, provincia di Viterbo. Cross in area, Montella di testa, palla sul fondo, questa era una grande occasione, Montella completamente libero nell'area di rigore di Chimenti, ha mandato fuori. Finalmente sfruttata la fascia laterale, perfetto il cross di Cuffroy in mezzo all'area, leggermente alto, non coordinato Montella, non è riuscito a indirizzare un pallone, era una buona occasione perché si era liberato bene della marcatura, non è riuscito però a trovare lo stacco giusto e indirizzare il pallone nello specchio della porta. Sul rinvio di Chimenti, il pallone è stato messo fuori da Gobbi, sta per entrare Aleandro Rosi nella Roma, centrocampista classe 87, Bovo, Mancini, il rimpallo è favorevole a Gobbi, poi Budel, Agostini, colpo di testa di Mexes, Perrotta, poi Conticchio che vince il contrasto con Perrotta, possibilità per Conticchio che gira a destra su Esposito, in area c'è Suaso, difende Bovo e c'è calcio d'angolo, il primo corner in favore del Cagliari dopo i 6 battuti dalla Roma, arriva dopo 70 minuti di gioco. Ottima l'azione del Cagliari che sta soffrendo ma si sta comportando in maniera impeccabile, secondo me molto accorta, è ripartito Esposito, non potendo servire il pallone in mezzo all'area si è guadagnato un calcio d'angolo molto interessante, un calcio d'angolo che può far respirare i propri compagni. Rosi ha debuttato l'anno scorso con la maglia della Roma, quindi con Capello quest'anno, intanto seguiamo il calcio d'angolo, colpo di testa da parte di Suaso, ha debuttato l'anno scorso quindi non con Capello, Aleandro Rosi sta per entrare, questa sarà la sua nona presenza complessiva in Serie A. Mexes, Perrotta, Bovo, De Rossi, Montella, Taddei, un malinteso che permette al Cagliari di riconquistare il pallone con Budel, Suaso, Budel, Conticchio, fallo è di Bovo, calcio di punizione, è tutto pronto per l'ingresso di Rosi, uscirà Cristian Panucci per l'ingresso di Rosi, un difensore in meno, quindi un centrocampista offensivo in più, Aleandro Rosi. Intanto si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Cagliari. Ci sta, deve rischiare Spalletti, deve cercare di recuperare questa partita. Panucci ha fatto una partita onesta, in fase difensiva molto attento, si è proposto pochissimo in fase offensiva. Spalletti logicamente cerca maggior profondità, maggior brio e questo giocatore glielo può regalare con i suoi spunti. Qui un lancio troppo lungo per Esposito, andrà alla rimessa dal fondo Doni, la Roma riparte con Mexes, De Rossi, il lancio verso Mancini con la chiusura di Ferri, arriva Cuffré, Perrotta,
De Rossi, ancora De Rossi, è andato giù Daniele De Rossi, l'intervento di Conticchio, calcio di punizione in favore della Roma. Conticchio che ha avuto un impatto subito positivo con la partita, sta dando quello che il proprio allenatore desiderava, cioè brio, ha recuperato un paio di palloni, freschezza atletica, si è posizionato in mezzo al campo, sicuramente positivo l'impatto con la partita di Conticchio. Prova a calciare Francesco Dotti? Sì, sì, sicuramente quella credo sia la sua posizione ideale, proprio perfetta per il suo modo di calciare, questo colle esterno che solo lui e i giocatori brasiliani sanno fare. Tre uomini in barriera, il destro di Totti è fuori. Colle esterno, però colpo leggermente all'indietro e la palla è andata inevitabilmente alta. Stiamo entrando nel quarto d'ora finale della partita, Cagliari in vantaggio a Rieti, 3-2 nei confronti della Roma. Sentiamo cosa succede sulle due panchine da Stefano Impallomeni. Sì, no, Sonetti ci sta credendo, mentre appunto Spalletti sta facendo scaldare Tommasi e non si sa al posto di chi entrerà. Dunque Tommasi sta per entrare mentre Agostini batte lungo a cercare Esposito, il rinvio di Mexès. Gobbi, arriva Rosi, arriva Perrotta, ancora Rosi, Cufré, evita Conticchio, poi però Mancini viene anticipato da Ferri, Suaso, Suaso se ne va, saltato Bovo, calcio di punizione in favore, secondo cartellino giallo intanto per Bovo che se ne va, espulsione per Bovo che lascia la Roma in 10, parità numerica al 31esimo del secondo tempo, fuori Bovo così come era stato espulso per somma di cartellini Bisera nel primo tempo. L'avevo detto Massimo, quando hai campo aperto con giocatori come Suaso, come Esposito, è facile ricevere dei cartellini e così è stato per Bovo, credo che sia ampiamente meritato anche questo perché era stato battuto secco nello scatto e nel dribbling da Suaso, secondo cartellino per cui giusta l'espulsione. Cagliari e Roma chiudono in 10, prima espulso Bisera, poi Bovo, tutti e due per somma di cartellini. Calcio di punizione che batte Budel, parata sicura, facile di Doni. C'è da sottolineare però che in 10 contro 11 il Cagliari è riuscito a trovare sul calcio di punizione di Conti il gol del 3-2, un gol che sta dando 3 punti pesantissimi alla squadra di Nedo Sonetti. Di trovare il 3-2, ma soprattutto di limitare ad una sola occasione fino a questo momento, il colpo di testa di Mancini, i pericoli per la squadra, per la propria squadra. Montella, Taddei, Totti è andato giù, calcio di rigore per la Roma, va a protestare tutto il Cagliari con l'arbitro Girardi, è andato a terra Francesco Totti, calcio di rigore per la Roma che ha la possibilità di andare sul 3-3, sta protestando tutto il Cagliari, rivediamolo. Taddei, Totti va giù. L'intervento è di Canini, che poi fa di tutto per togliere il braccio, c'è un contatto con Totti, non sappiamo quanto contatto contribuisca a mandare giù il capitano della Roma. Un leggero contatto c'è, un leggero contatto, però sinceramente mi è sembrato leggermente sbilanciato già in partenza Totti e probabilmente c'è stato, però non mi è sembrato in maniera, vedi, c'è stata una leggera trattenuta della maglietta. Probabilmente Totti era già in fase di caduta, in precaria posizione di equilibrio e questo ha favorito la caduta. Sinceramente a mio giudizio è stata anche in questa circostanza troppo eccessiva la decisione di Girardi. Quindi un rigore generoso secondo te dato da Girardi alla Roma? Io dico di sì, per me sì. Calcio di rigore, Totti sta per tentare la trasformazione, Totti contro Chimenti. Parte Totti, rete, 3-3 tra Roma e Cagliari, ha segnato Francesco Totti e ha fatto 14 gol in campionato per il capitano della Roma. Freddissimo, ha calciato benissimo sul palo, Chimenti l'aveva intuito ma non poteva assolutamente farci niente. Eccoli i fedelissimi che non lasciano mai la Roma, l'hanno seguita anche sfidando il freddo pungente e la pioggia di Rieti per seguire da una collinetta
che è proprio qui vicino allo stadio, l'esibizione della Roma. Chissà cosa avranno potuto vedere, se tutto il campo o soltanto una parte. Di sicuro stanno festeggiando il gol del 3-3 firmato Francesco Totti su calcio di rigore. È il 14° gol di Totti in questo campionato, il 4° su calcio di rigore. Abbiamo visto un'inquadratura su Nedo Sonetti. Tra poco andremo da Stefano Impallomeni per capire se ha protestato la panchina del Cagliari, così come hanno protestato in maniera molto molto vivace i giocatori in campo. Montella sta girando il pallone verso Mancini, la protesta è stata molto vivace da parte dei cagliaritani. Intanto Budel sta per partire, parte anche Suaso, cercato dal lancio di Budel, palla troppo lunga. Andiamo a sentire allora cosa è successo sulla panchina del Cagliari in occasione del rigore fischiato in favore della Roma. Stefano Impallomeni. Sconcerto Massimo, perché insomma sono rimasti molto molto delusi per questa decisione da parte di Girardi. Sonetti ha detto a un certo punto, anche ironicamente, prima di che calciasse Totti, ha detto paraglielo, proprio urlando a Chimenti. Purtroppo non è stato così, ma certamente c'è stata una protesta abbastanza contenuta, però molto molto insomma visibile e sentita. Molto vivace invece quella dei giocatori della squadra di Sonetti in campo, tutti intorno all'arbitro Girardi, che ha fischiato il calcio di rigore sull'intervento di Canini su Francesco Totti. Calcio di punizione adesso in favore del Cagliari, 3-3 il punteggio. Ci sono ancora 9 minuti più recupero per provare a vincere la partita, e adesso il calcio di punizione affidato a Bega. Fuori gioco di Suaso. Più che mai offensiva la Roma, gioca in pratica con un 3-3-3 con Rosi, Mexès e Cufré in difesa, centrocampo con Perrotta, De Rossi e Mancini, e davanti Totti, Montella e Taddei, che non rientra più, è molto stanco, mentre il Cagliari è sempre molto attento con una difesa a 4 e con un centrocampo che va a 3 e sempre 2 davanti. È stato il gol numero 124 di Francesco Totti in Serie A, 10 in meno del suo compagno di squadra Vincenzo Montella, che insegue Enrico Chiesa nella graduatoria dei migliori cannonieri della Serie A in attività. È a terra David Suaso, fermato da Mexès, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Cagliari. C'è bisogno però dell'intervento di medico e massaggiatore del Cagliari per soccorrere Suaso. Rivediamo la trasformazione di Totti. Di potenza, tiro imprendibile. Sì, con l'interno leggermente alto, assolutamente imprendibile per qualsiasi portiere. Volevo sottolineare, secondo me, la partita eccellente di Suaso, che al di là del gol ha disputato veramente una partita sempre pericolosa, sempre ficcante, ha costretto Bovo all'espulsione, ha fatto tirare fuori un paio di cartelline, veramente una partita estremamente positiva. Cufré ha evitato il calcio d'angolo in favore del Cagliari e poi ha appoggiato su Perrotta, che fa ripartire De Rossi. È tornato Suaso in campo, ristabilita quindi la parità numerica. Qui il lancio troppo lungo per Francesco Totti, si riprenderà con la rimessa laterale in favore del Cagliari affidata a Ferri. Rinvio di Canini, De Rossi, sale Mexès, Taddei, Mexès, ancora Taddei, anticipo di Bega su Montella, la partenza di Esposito, cerca lo scambio con Gobbi, attaccato da Rosi, ci sarà calcio di punizione in favore del Cagliari. 7 minuti ancora da giocare allo stadio Centro d'Italia di Rieti, 3-3 tra Roma e Cagliari. Non ha la solita fluidità di gioco la Roma, non ha, mi sembra, neanche quella grandissima convinzione che ha dimostrato in quest'ultimo periodo. Il Cagliari sale molto bene, sempre impeccabile tatticamente. La Roma, malgrado abbia trovato il 3-3, non riesce a dare continuità, non riesce fino a questo momento a creare quel forcing finale per cercare una vittoria importantissima. La battuta di Agostini a cercare Suaso, duello con Cufré. Suaso chiama il pallone Gobbi, che è al limite dell'area di rigore. Gobbi, poi Budel. Budel dentro per Esposito. Esposito, Esposito! Ha salvato Doni con una bella uscita su Esposito, per la disperazione di Sonetti, che forse voleva il tiro prima del suo attaccante. Adesso è partito Totti, lo controlla Budel, sta per entrare Edgar Alvarez.
ex anche lui, perché fu portato in Italia proprio dal Cagliari su consiglio di Suaso, di cui è connazionale, all'inizio della scorsa stagione. De Rossi è finito giù, ci sarà calcio di punizione, il fallo è stato di Conticchio. È entrata da dietro, la Roma può beneficiare veramente di una posizione interessantissima e pericolosissima. In precedenza Doni Massimo si è superato, perché Rosi era stato battuto secco sullo scatto da Esposito, che ha chiuso molto bene col sinistro, altrettanto è stato bravo il portiere della Roma a chiudergli lo spazio. Equivale a un gol questo intervento di Doni. Guarda, ha superato Rosi secco, ha chiuso e lui si è avventato chiudendogli totalmente lo spazio e la porta. Grande salvataggio di Doni mentre è entrato Alvarez al posto di Taddei. Salvataggio che fa il paio con quello del primo tempo di Chimenti su Totti. Esattissimo, sì. Prestazione incolore, direi anche opaca da parte di Taddei. Non è mai entrato nel vivo della partita, non ha mai regalato spunti interessanti, non ha mai dato vivacità all'attacco della Roma. Calcio di punizione, sul pallone c'è Totti, chiede la distanza della barriera, è andato a disturbare Mexes, gli uomini del Cagliari. Tutto pronto, Totti, deviazione della barriera, calcio d'angolo. Calcio d'angolo numero 7 per la Roma quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti della partita. Concentrati! È andato l'arbitro Girardi a richiamare i litiganti al centro dell'area di rigore, soprattutto Mexes. Calcio d'angolo che batte Mancini, salta Mexes, è stato anticipato da Budel. Palla va verso il centrocampo dove c'è Cufré. Rosi. Alvarez. Ora Alvarez giù, il fallo è di Esposito. Calcio di punizione in favore della Roma con Alvarez, velocità proverbiale quella dell'honduregno, adesso si avvicina a battere Mancini. Ottimo lo spunto di Alvarez, anche se per l'ennesima volta il Cagliari era messo bene, c'erano tre uomini a chiudergli la fascia, però Alvarez si è guadagnato una punizione interessante. Della Mexes, è andato ovviamente anche Totti con De Rossi in area di rigore, movimento di Mexes. Mancini, il tocco finale è stato di Esposito, ancora una rimessa laterale per la Roma con Mancini. Arriva Alvarez, arriva Agostini a deviare il pallone fuori, quasi fuori dallo stadio. È calcio d'angolo e non rimessa laterale, quindi ottavo tiro dalla bandierina per la squadra di Luciano Spalletti con Mancini. Mette fuori Budel, poi Suaso, Perrotta prova a calciare, Perrotta respinto proprio Suaso, corre Rosi, duello con l'honduregno che spinge nettamente. Calcio di punizione in favore della Roma, sta per entrare Pisano, fluidificante di fascia sinistra che fu una delle rivelazioni dello scorso campionato. Pisano, Spalletti si è fatto sentire, però Girardi ha fatto battere il calcio di punizione. Cufré, De Rossi, Perrotta, Alvarez, punta Esposito, cerca Montella, Montella palla dentro per De Rossi, palla di ritorno su Montella, poi De Rossi, palo e grande deviazione di Chimenti. Totti, Mancini, prosegue l'azione della Roma con Mancini che calcia fuori. La Roma è andata vicinissima al 4-3 con il palo colpito, lo rivediamo, da De Rossi. Grande deviazione ancora una volta di Chimenti, è stato lui a mandare il pallone sul palo. Super la parata di Chimenti, perché era difficilissimo. Qua De Rossi ha cercato il 1-2, è stato favorito da un rimpallo, ha calciato benissimo, è stato rapidissimo Chimenti, non era per niente facile. Grande, grande, grande parata, veramente. Secondo palo colpito dalla Roma, ma qui c'è sicuramente lo zampino, o meglio la mano di Chimenti, che ha effettuato una grande deviazione. Cambio nel Cagliari, fuori Esposito, dentro Pisano, ragazzo giovanissimo, un difensore dell'86 che l'anno scorso giocò una grande stagione.
sia perché Esposito ha speso tantissimo, ottimo la prova anche di Esposito, e sia per cercare di contrarre la velocità di Alvarez. Pisano è molto rapido e Sonetti l'ha messo in campo proprio per cercare, conoscendo tra l'altro Alvarez, di limitare la sua velocità. Si avvicina il momento della scelta del nuovo partita Sky da parte di Maurizio Iorio. Seguiamo questo attacco della Roma con Mancini, servito da De Rossi. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco del secondo tempo. Mexes, Montella, ancora Montella, alza il pallone per Alvarez, velocissimo, spinta, e calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma, se lo è procurato Alvarez, e adesso va a protestare soprattutto Chimenti. Calcio di rigore per la Roma, rivediamo lo scatto di Alvarez. Qui c'è una trattenuta probabilmente più evidente di quella che era stata riservata a Francesco Totti in occasione del primo rigore. Battuto sullo scatto Pisano, ha tenuto la maglia ad Alvarez e poi Gobbi. Qui c'è la trattenuta. Involontariamente gli ha tagliato la strada, questo sicuramente a mio giudizio è leggermente più evidente di quello precedente. Comunque premiato Spalletti con l'inserimento in campo di Alvarez, perché ha dato quel qualcosina in più che Spalletti si aspettava. Un momento fondamentale per la Roma e anche per il Cagliari, purtroppo in negativo. Il tempo regolamentare sta per scadere, guardate cosa fa Mexes, si inginocchia e prega che Francesco Totti metta in porta il pallone del 4-3. Scade il tempo regolamentare, 4 di recupero, Francesco Totti, rete, 4-3, la Roma è in vantaggio, doppietta dal dischetto di Francesco Totti che sale a quota 15 e sono 125 i gol in Serie A del capitano romanista. La Roma è in vantaggio per 4-3, due rigori in 11 minuti e la Roma adesso si trova in vantaggio. Sarebbe la sua vittoria più rocambolesca di quelle che ha ottenuto finora. Ci sono ancora da giocare 4 minuti però. Assolutamente sì, sarebbe, se dovesse finire così, la vittoria più difficile di quest'ultime partite, perché il Cagliari gli ha reso veramente la vita difficile. Vittoria ottenuta con caparbietà, con alcune decisioni secondo me, specialmente la prima sul calcio di rigore, abbastanza discutibili, però una vittoria che non fa una piega, che la Roma legittima anche con dei legni importanti, quello del primo tempo colpito da Totti e quello del secondo tempo colpito da De Rossi. Chimenti aveva toccato anche questo pallone intuendo la traiettoria del tiro di Francesco Totti, ma non ha potuto evitare che si spegnesse il pallone in fondo alla sua porta. 4-3. Fanno festa quelli della collinetta di Rieti, come saranno soprannominati adesso dopo aver seguito la Roma anche in una partita in campo neutro e a porte chiuse fuori dallo stadio, vedendo probabilmente uno spicchio di campo. Seguiamo l'iniziativa del Cagliari, è stato fermato con Ticchio, un rinvio nella zona di Chimenti che è fuori dalla sua area di rigore. Tra poco sentiremo anche lo stato d'animo sulle panchine. Alvarez interviene, guadagna una rimessa laterale, Cagliari con Pisano, poi Suaso, palla fuori, ancora una rimessa, il Cagliari è furente, prova a spingersi in attacco con Agostini, con Suaso, ha fermato il pallone De Rossi, Totti lo gira di prima, c'è la possibilità per Alvarez di andare in velocità, davvero inafferrabile l'honduregno che Spalletti ha mandato in campo nel finale di partita, puntando proprio sulla sua velocità. Andiamo a bordo campo, Stefano Impallomeni. Sì, è cambiato tutto, anche perché Sonetti, a dire la verità, veramente senza parole, voleva andare via, adesso me ne vado, anche sul secondo rigore ha avuto da protestare, però ecco, da qui da bordo campo non abbiamo l'angolazione giusta e soprattutto non abbiamo il monitor di ritorno per verificare se c'era o meno. Comunque grandi proteste, grande delusione, soprattutto dopo aver condotto una gara sempre così intensa, molto intensa. Dall'altra parte invece, come diceva, sottolineava giustamente Maurizio in sede di commento, l'inserimento di Alvarez ha dato una scossa così abbastanza importante, anche perché in questa partita si è lamentato spesso durante la partita il gioco non si è sviluppato sugli esterni e Mancini e Taddei sono un po' mancati tra virgolette in questa partita, e c'è stata questa mossa coraggiosa da parte di Spalletti di inserire Alvarez. Di sicuro ci è sembrato più rigore, possiamo dirlo Maurizio, quello su Alvarez che non quello su Francesco Totti. Il Cagliari è in attacco con Budel per cercare di approfittare di questi ultimi secondi, stiamo entrando nell'ultimo minuto, si impone la scelta dell'uomo partita Sky. Guarda, a me personalmente mi è piaciuto moltissimo, Suaso ha fatto un'ottima partita, però
anche oggi mi tocca premiare Totti, perché fare due gol, due rigori pesantissimi in un momento delicato della partita, ha colpito un palo, ci ha regalato alcune giocate, anche se non ha giocato come ha fatto in quest'ultimo periodo, credo che anche stasera inevitabilmente il premio vada al capitano giallorosso. Intanto Alvarez riconquista il pallone, Totti va a calciare e sfiora il 5-3, ha calciato con troppa fiducia, troppo debole il tiro di Totti. Seguiamo il rinvio di Chimenti, pallone che Bega sta girando a sinistra verso Gobbi, ultimi spiccioli di partita, il cross di Gobbi, sta arrivando Bega, riesce a fermare il pallone, prova a calciare quasi dalla linea di fondo, ci sarà rimessa proprio mentre stanno scadendo i 4 minuti di recupero e finisce qui. Roma batte Cagliari 4-3.